38esima edizione della Lugo San Marino, manca poco più di un quarto d'ora alla partenza, c'è a questo punto la prova rapporti, la categoria allievi in ogni gara deve espletare a questa incombenza. Proseguiamo con una serie di interviste, qui al nostro fianco abbiamo il presidente del gruppo sportivo Scavo, il signor Venerando Scavo, che abbiamo già conosciuto in Romagna quando qualche tempo fa aveva una squadra di dilettanti. E poi c'è una promessa della categoria allievi, Ivan Schillaci, che è anche cugino del goleador della Juventus. Anzi, direi di iniziare proprio da lui se risponde al vero a quello che ho detto. Sì, è vero, mio cugino è. Ecco, tu ovviamente sei siciliano, perché lui è siciliano, e sei qua in Romagna per puntare alla vittoria in questa corsa. Sì, oggi cercherò di fare un buon piazzamento, perché è dura oggi la corsa che porta a San Marino, che c'è salita, che io di salita non sono un grande scalatore. Poi ci sono i miei due compagni di squadra che potrebbero fare qualche buona posizione. Chi sono? Scavo e Aricò. Scavo Claudio e Aricò. Ho capito. E allora in bocca al lupo per la competizione di oggi, una battuta anche col presidente. Dai dilettanti agli allievi mi pare comunque che le cose vadano abbastanza bene. Comunque con il dilettante quest'anno abbiamo fatto 15 vittorie, Sicilia, anche qui in Italia, e con l'allievo abbiamo fatto 6 vittorie, potremmo fare molto di più. Beh, ormai la stagione sta volgendo al termine, comunque bisogna accontentarsi. Sì, ma sono contentissimo perché hanno fatto tanti piazzamenti, non solo le vittorie, ma tanti piazzamenti anche come coppe società, cose, piazzamenti sempre tra i primi 5. C'è una squadra d'allievi di 6 che sono fortissime, vanno forte. Bene, la ringrazio, in bocca al lupo ovviamente per questa competizione che chiude ufficialmente la stagione ciclistica della categoria allievi qua in Romagna. Grazie. Gilberto Zattoni della SC Voltana è uno dei principali favoriti di questa 32esima edizione della Lugo San Marino. Sei d'accordo? Ma no, credo di no, perché è un periodo che non sono molto in forma, in quanto ho avuto una stagione molto intensa. Proprio anche domenica ho fatto una cronometro e adesso non è che sono in forma sbagliante per una gara così dura. Cioè, non credo di fare una bella figura, io ci provo. Comunque. Bene, naturalmente, visto che sei uno dei più attesi, ti guarderanno sicuramente con un certo occhio particolare gli avversari. Sì, credo di sì, però... Fai pretattica? Sì. Ok, va bene. Ti ringrazio e buon lavoro. Grazie. Franchi, sei considerato tra i principali favoriti di questa corsa? Ah, non lo so, è un pezzo che... Non mi alleno seriamente su strada, spero di far bene, però non mi aspetto niente. Ecco. Sei andato bene però nelle ultime corse? È abbastanza. Anche se non ti alleni? Cioè adesso ultimamente non mi alleno, prima adesso non so. Pensi di vincere? Di vincere no, però spero di arrivare bene, ecco. Tutto quello che viene dice che c'è quella lo prendo. Il professionista dice che è tremenda quella cosa. Ok, quanto? Grazie. Dai che proviamo con Andrea Drei. Un Andrea Drei particolarmente concentrato. Ah, niente, oggi sarà una gara dura perché molti partenti, ci sono umbri, marchigiani, veneti e sarà una gara molto dura. Tu sei un velocista, quindi poche speranze. Sì. Per me ha poche speranze che non arrivi in salita, comunque cercherò di fare il meglio possibile, dare il fuga in pianura magari. E per la vittoria finale qualche tuo compagno che è in grado di vincere? Ma abbiamo Marco che è uno che va... Marco chi? Baccarini, che è uno valido e va anche in pianura, in salita, dappertutto. Anche se è di primo anno penso che faccia una bella gara. Comunque, buon lavoro. Grazie. Pisano? No, è la cabina. È davanti? No, è davanti. Aspetta un attimo. Ma tu come ti dice? Non sono io. Non sei. Senti, chi c'è della Juventus qua? Dov'è Angeloni? Angeloni? Dove? Chiamalo. Amos.
Amos, come stai? C'è male, c'è male. Vai. Amos Angioloni, allora, la Lugo San Marino è una bella corsa ed è appetitosa per tutti. Per te com'è? Ah, una bella corsa, speriamo di andare bene. Ecco, hai avuto un momento durante la stagione che sei andato piuttosto bene. Sì. Adesso come va? Ma adesso sono tornato dalla pista questa settimana, sono abbastanza riposato, speriamo di fare una bella corsa. Qualche favorito? Ma credo i soliti, Graziani, Vichi. Loro due in particolare? Sì. E tra gli extra regionali? Ma penso Zattoni. Ma lui non è extra regionale? No, extra regionale non so chi ci sia, ma... Comunque mi hanno detto che c'è una agguerrita concorrenza. La gente c'è, siamo quasi 200. Infatti. Grazie comunque e a presto. Eric Bollini sta andando forte, credo che entrare nel pronostico per te non sia difficile oggi. Ma invece io penso sia un po' più difficile, perché qui la concorrenza è agguerrita, è una gara importante, è una gara che per vincere oltre della forza ci vuole anche della fortuna. E quindi niente, spero di fare del mio meglio e vedremo come va, speriamo di metterne di dietro il più possibile. Certamente. Pierpaolo Vichi, vincitore della Rossi Montebusca, corsa che si addice in particolar modo ai Green Pour, oggi nella Lugo San Marino, corsa che si addice in particolar modo agli scalatori, che sarebbe poi la stessa cosa parlando di Green Pour, è considerato tra i principali favoriti. Ma anche difficile, perché sono diversi corridori che camminano abbastanza, fatica. Bisogna vedere come è la corsa, se corsa... in gruppo all'inizio salito o sono delle fughe prima. Beh, ecco, c'è da dire che la Lugo San Marino si contraddistingue, diciamo, per la sua bagarre, sì, soprattutto fin sotto la salita. Bisogna vedere come viene la corsa, come ho detto prima. Ho capito. Non ti sbilanci, però in salita certamente darai il meglio di te. In salita sì. Ok, ti ringrazio. Ha espletato la prova rapporti, uno dei favoriti di questa edizione della Lugo San Marino. Allora, finale in salita, durissimo, si addice alle tue caratteristiche, sei d'accordo? Speriamo. Speriamo. Ma cosa pensi in questo momento? Di attaccare dove? Ma io spero di arrivare tutto in gruppo ai piedi della salita, poi si vedrà. Poi si vedrà. Quest'anno hai vinto alcune belle corse, ricordiamo la Ravenna Villa Grande, la Coppa Giulianini ultimamente, quindi sei tra i più in forma. Adesso sto bene. Speriamo che, o come ho detto, in pianura sono quel che sono. Senti, ma chi sono oltre a te e i corridori da battere in questa corsa? Vicky è quello che mi darà più da fare di tutti. Tra i romagnoli, mentre invece per quel che riguarda gli extra regionali, qualche nome? Ma Lupini della Gambini e la Gambini in generale. Ecco. Ho capito, quindi ci sono diversi elementi da controllare. Sì, poi anche Pentucci, Galli, cioè quei marchigiani che in salita se la cavano abbastanza. E infatti i marchigiani fanno parte, diciamo, dell'albo d'oro di questa competizione e sono sempre tra i più attesi alla corsa in questione, che è una classica, una delle corse più importanti d'Italia. Comunque, noi guardiamo a Mauro Graziani oggi, sei d'accordo? Speriamo di sì. Tra i principali protagonisti della stagione c'è stato Giusvan Piovaccari, adesso in questo finale di stagione, in quest'ultima gara, sei particolarmente atteso. La Lugo San Marino è una corsa che piace a tutti. Beh sì, è una corsa importante, è una classica per la categoria, però sarà penso più dura delle altre perché vi sono molti concorrenti da un po' tutte le regioni. Comunque io mi impegno al massimo e speriamo di andare bene. Tutti dicono che sei tra i principali favoriti. Ma speriamo. Va bene. Allora ti aspettiamo in cima al Monte Titano. Ok. La faccio girare, tu parti che la faccio girare. No, 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 dopo, parti diciamo senza che... Vai. Monica Bandini, la Lugo San Marino è una corsa che ti piace molto. Sì, anche quest'anno non ho voluto mancare all'appuntamento, anche perché... parte qui davanti al mio sponsor Gino Ricci e niente, spero di fare una discreta gara, ecco. Ecco, una discreta gara, anche
puntando alla vittoria possibilmente? No, no, assolutamente. Non, su questo non c'è ombra di dubbio, perché so come vanno gli allievi, vanno fortissimo. Io tra l'altro adesso non è che sia proprio in forma sbagliante, però spero di difendermi, ecco, basta. Bene, buon lavoro allora. Grazie. Yuri Bartolini, una stagione diciamo un po' strana, hai vinto mi pare, ma hai ottenuto parecchi piazzamenti in particolare. Ah, quest'anno ho fatto 4 secondi, però insomma non è stata una grandissima stagione, no, però meglio che niente. Ecco, oggi in questa corsa, Lugo San Marino, come pensi di comportarti? Uomo, oggi per me è molto dura, sono stato in Sardegna a fare la gara degli intercentri. Oggi spero di difendermi, ma è dura per me. Ecco, ci sono dei corridori che vedi in grado di poter vincere? Ma sono i soliti, Graziani, Vicky, anche Zattoni, poi magari qualche sorpresa potrà venire. Forse da Yuri Bartolini. Io me lo auguro, però è dura. Grazie a Yuri Bartolini. Grazie. Libero. No, no, aspetta. Ci devo allevare. Pure?
un attimino. Leggermente un pochino più avanti. Vai, vai! Cerca di non muovere a zoom. Sì, sì, sto fermo. Arriva, arriva. Buono, andiamo, andiamo, che il gruppo non si può. Thank you.
dai, vai. Così. Ci stiamo vicino adesso, Sì, sì, ma vi vedo dallo spazio. Ah, ma no, lascia venire vicino. No, no, più vicino. Thank you.
tutto, eh. Vai più avanti, sì. Filo più avanti. Vai, un pochino più avanti, vai più avanti. Go, go, go.
che mi è chiaro tutto il gol. Vai avanti! Piano. Monte la coccio! Si ferma! Ma dai comunque! Ma dai, ma cosa faccio qui? Gilberto Zatoni ha il volto piuttosto corrucciato in questo finale di corsa, ha risentito della lunga fuga e probabilmente anche della stanchezza di una stagione molto intensa. Ti sei soltanto piazzato? Sì, ho sentito la salita finale, però anche se non mi sono piazzato nei primi sono contento. Sapevo che non potevo tenere il passo in salita perché so che c'è gente che va molto più forte di me, quindi ho provato alla lunga distanza, vedere se almeno guadagniamo un po' per riuscire ad andare su in salita al mio passo.
Sono stato fortunato che la fuga è venuta, però in finale non ce l'ho fatta. Ti resta soltanto così, la soddisfazione di aver dato inizio alla fuga dopo pochi chilometri dalla partenza, una fuga incredibile. Sì, sono contento per questo, ho provato anche l'altro anno, mi è andata meglio per quest'anno, cioè, sono contento lo stesso però. D'accordo, grazie. Vai, vai, vai. Stiamo seguendo uno spogliarello, però non è quello di una bella modella, ma bensì di Giusvan Piovaccari, che è stato autore di una grande corsa. Peccato che nel finale abbia incontrato sulla strada questo corridore della provincia di Ascoli Piceno che gli ha guastato, insomma, la festa. Comunque un secondo posto che sta a dimostrare che tu sei un corridore molto forte. Beh sì, sono abbastanza contento per il secondo posto, anche perché è una corsa importante, come ho detto alla partenza. E la fuga che abbiamo fatto è stata molto lunga, anche quello lì si è fatto sentire nelle gambe e dopo è andato così, quello dietro è andato molto più forte, pazienza. Ecco, nel finale quando ti sei visto arrivare Torresi, che cosa hai pensato? Gli tengo la ruota? Gli faccio uno scatto per intimorirlo? Ho cercato un po' di prendere respiro pensando che scattasse e dopo ho aspettato un po', ma ho visto che andava più forte, ha scattato con il rapporto lungo. Non tiravo, ero abbastanza stanco e non ce l'ho fatta. Ecco, questa praticamente si può dire che è l'ultima corsa della stagione, non so se hai ancora qualche altro appuntamento, però mi pare che nel complesso la tua stagione sia stata più che positiva. Vogliamo ricordare i successi e i piazzamenti? Ho fatto 3 vittorie, 3 secondi con questo, 5 terzi, 4 quarti, 5 quinti, poi piazzamenti nei 10, per cui è una stagione soddisfacente, sono contento. Peccato che sia venuto meno così la vittoria nella Luga San Marino, sarebbe stato un bel suggello. Comunque, complimenti lo stesso. Grazie. Dopo aver ascoltato il secondo classificato, adesso andiamo ad ascoltare il primo, Elisio Torresi, un giovane della provincia di Ascoli Piceno che oggi ha fatto veramente le cose eccezionali su questa salita del Monte Titano. Però prima permettetemi di presentare un ex corridore, un corridore che ai suoi tempi andava molto forte, Franco Torresi, che crediamo lo abbia instradato veramente bene al fratello più giovane. In passato Franco Torresi ha gareggiato con i corridori che attualmente sono professionisti, faccio i nomi di Caroli, di Savini, di altri ancora, di Giuliani, ecco, tanto per ricordarne qualcuno. Ci spostiamo un attimo perché qui arrivano intanto in piazza sparati tutti quanti, non vorrei che succedesse un incidente proprio qua alla conclusione della corsa. Franco, quindi l'hai allevato bene tuo fratello? Ma io ho cercato di imparargli quel poco che io sapevo, lui lo sta mettendo in pratica molto bene, ci teneva molto a questa corsa, è un mese che la sta preparando molto scrupolosamente, è arrivato finalmente questo successo in questa grande corsa. Ecco, io ti ringrazio, però adesso spostiamoci un altro attimino perché non vorrei proprio che una macchina si unisse dentro. Allora, il tuo nome è un nome forse non proprio da corridore, come hai detto esattamente che ti chiami? Il mio nome è Elisio, è un nome che mi hanno dato perché c'erano vari, nel mio paese c'erano vari Elisio, dunque hanno scelto quello. Allora, quindi Elisio è il nome che ti hanno voluto dare. Tu sei allievo del secondo anno? Sì, sono il secondo anno, sono alla mia settima vittoria e oggi ho svolto una gara bellissima perché mi sentivo bene, in pianura andavo molto bene, spingevo i rapporti con facilità, poi su per la salita sono partito, avevo 50 secondi, sono partito all'inizio, ho staccato quel gruppetto in cui ero. Ho ripreso i primi 5, sono rimasto col secondo, non so il nome. Con Piovaccaro. Ecco, con Piovaccaro e l'ho staccato qui sul pavè, sulle prime curve del pavè, qui a 2 chilometri dall'arrivo e sono arrivato solitario. Dunque, io credo che come tanti giovani anche tu sognavi di vincere questa corsa, la Luga San Marino, una classica per antonomasia. Sei d'accordo? Il pensiero di molti corridori nel finale di stagione, soprattutto dei corridori della categoria allievi, è rivolta a questa corsa. È stato così anche per te, come mi diceva tra l'altro tu? Sì, infatti è un mese che la stiamo preparando, proprio ci tenevo perché è una bellissima corsa, organizzata molto bene, il percorso è stupendo, ci sono bellissime strade e poi con la media alta si va, che è una meraviglia. Bene, complimenti quindi a Eliseo. No, Elisio. Elisio Torresi, grazie per questa intervista che ci hai concesso. Naturalmente complimenti anche alla società ciclistica Baracca Lugo
che ha organizzato la gara e alla quale tu stesso hai detto appunto di essere soddisfatto di come sono andate le cose. Bravo, continuo su questa strada. Grazie. E arrivederci a presto. Grazie. E arrivederci anche a Franco Torresi, ex corridore.